Ennesima manifestazione cittadina davanti al TMB. Che cosa sta succedendo? Che cosa chiedete alle istituzioni? Il 6 ottobre, tanta gente come oggi, abbiamo chiesto alla sindaca di istituire un'unità di crisi per gestire la chiusura dell'impianto in un tempo che era quello necessario per poi portarla a chiusura. Oggi chiediamo, dopo che c'è stato l'incendio, un atto concreto, una memoria di giunta, una delibera che chiuda definitivamente l'impianto e quindi AMA dica che questo impianto non gli serve più. La Regione Lazio a questo punto può cancellare l'autorizzazione di questo, all'impianto di, questo, di, questa, di quest'area, perché noi abbiamo paura che questo impianto possa anche rifunzionare in modo diverso, magari solo con la trasferenza. Non vogliamo più rifiuti in via Salaria 981. Questa gente chiede esclusivamente questo. Il 6 ottobre non ci ha ascoltato nessuno, non abbiamo avuto nessuna risposta. Spero che oggi sia altrettanto chiaro che le persone non è una battaglia solo perché c'era la puzza, è una battaglia perché non si può avere un impianto o i rifiuti dentro l'abitato, dentro le case a 50 metri dall'asilo. Noi chiediamo semplicemente di respirare un po' d'aria pura. È un cambio di destinazione. Di avere la certezza che le cose veramente possano cambiare e che non ci sia un ritorno alla puzza e ai disagi, perché ne abbiamo vissuti tanti, abitiamo qui di fronte, quindi con le finestre chiuse non si può vivere. Alle parole dobbiamo passare ai fatti, dobbiamo passare alle cose per iscritto, perché a parole se ne dicono tante e poi si cambiano. Se lei avesse un sensore, adesso sentirebbe i miasmi come li abbiamo sentiti per anni. Provi a respirare, cioè significa che noi teoricamente non sappiamo nulla di cosa accade all'interno, in realtà lo sappiamo, cioè continua l'operazione precedente. Ci dovrà essere un atto ufficiale della giunta comunale, del consiglio comunale, quindi della sindaca, della chiusura definitiva di questo impianto, per aprire a un progetto di riqualificazione che veda una destinazione d'uso completamente diversa da quella di oggi. Cosa sta accadendo dentro? Questa è una bella domanda, questa è la domanda che facciamo noi ai dirigenti AMA. Cosa sta accadendo dentro? Perché questo è il vero punto di questa situazione, di questa manifestazione. Cosa sta accadendo dentro? Non lo sappiamo. Bisogna che esca fuori da tutta la Regione Lazio il problema, perché qua fino adesso si è voluto mettere sotto la sabbia la situazione, invece è giusto che lo sappia tutta l'Italia, tutti i politici nazionali si devono occupare di questa, che non è un'emergenza solamente romana, è un'emergenza laziale. Nessun comune del Lazio ha facilità a posizionare i propri rifiuti e a lavorarli, questa è la verità. L'impianto al momento è funzionante, non sappiamo per cosa, quello è il problema. Lì dentro potrebbero fare qualsiasi cosa, noi non sappiamo cosa stanno facendo. Lei in questo momento sta qui, sta insieme a noi e c'è la puzza, una puzza molto minore rispetto a qualche tempo fa, ma c'è. Stiamo aspettando che la sindaca metta nero su bianco la chiusura definitiva di questo TMB, perché soltanto delle parole noi non ci fidiamo più. Altresì stiamo pungolando la regione affinché revochi l'AIA. Oggi mentre venivamo qui abbiamo visto dei compattatori che entravano. Onestamente non so se lei adesso avverte folate di cattivo odore, si sente. Quindi staranno rimestando, i rifiuti sono tanti, perché ce ne parlavano non più di 2.000 tonnellate, bensì di 5.000 tonnellate che stazionano dentro quelle vasche. Quindi adesso non ci fanno entrare, non lo sappiamo quello che è, però il cattivo odore si sente.